150 milioni di anni fa, un mare poco profondo ricopriva tutta la zona e lasciò un deposito sedimentario. Era un paesaggio tipo Bahamas attuali, con una moltitudine di isole. 7 milioni di anni fa, sotto enormi forze tettoniche, tra la placca africana e quella europea, il fondo si alzò, formando il continente europeo. Nacquero le Alpi ed il Giura. Le alleanze tra le rocce sedentarie marine e le forze terrestri furono il contesto favorevole alla formazione sotterranea delle grotte dell'Orb. La galleria d'accesso alle grotte è stata scavata nel 1974, apertura delle grotte. Questa zona si è formata centinaia di migliaia di anni fa ed era un antico passaggio del fiume. In caso di piena, l'acqua raggiunge ancora questo livello. Zona del Lago del Montone. Al tempo dell'esplorazione, i sommozzatori passarono sott'acqua per poter passare. Questo lago è regolarmente svuotato. La grande colonna raggiunge gli 8 metri di altezza ed è sempre attiva. Altitudine, entrata grotte 750 metri, lunghezza del percorso 2980 metri con un dislivello di 228. La portata dell'Orb è di 2 metri cubi a 80 metri cubi secondo. La temperatura dell'aria interna è costante e 11 gradi. Temperatura dell'acqua dai 4 ai 13 gradi, a dipendenza dalla stagione. Prima immersione nel 1893 a 11 metri. Prime esplorazioni della cavità sommersa nel 1961, aperta al pubblico dal 1974. Siamo a monte del primo sifone, 250 metri dall'imbocco. In caso di forte piena, qui non si potrebbe stare, la zona sarebbe allagata. La grande salita,
opportunità rarissima di poter rimontare il corso del più grande fiume sotterraneo dell'Europa centrale. Sala della cattedrale. Di qui l'estremità si perde nel buio.